Pancrazio Arcamone, negli ultimi giorni sui social si è scatenata una polemica su quelli che sono i lavori che si stanno svolgendo ai Maronti. Noi ne abbiamo parlato già diverso tempo fa. Si parla di scempio ambientale, ma è davvero così? Ma spesso e volentieri si dà aria ai polmoni senza azionare il cervello. Io vorrei capire come fanno a criticare un'opera pubblica del genere. Questi ambientalisti, cioè, non vorrei, preferisco astenermi da fare commenti sulle singole ideologie, solo che trovo assolutamente singolare che stanno facendo un'opera straordinaria, un'opera che sicuramente non intaccherà la località dei Maronti. Perché l'unica cosa che verrà a meno è stato questo muro, che era questo muraglione che sosteneva la piazza, che era fatto in modo con pietre scalcinate, che era assolutamente deplorevole da guardare. Mi chiedo, una volta terminati i lavori, una volta fatto il solaio, una volta fatte delle porte, una volta fatti i servizi igienici, una volta fatto il centro per la Croce Rossa e quant'altro, ma cosa c'è da criticare in un'opera del genere? Cosa c'è? Va dato merito al comune che ha ideato e fatto una roba del genere, perché gli stessi soggetti che si accaniscono a dare solo ed esclusivamente sempre rampogne e da ergersi dai paladini dell'ambiente e quant'altro, per quale motivo non si sono accorti di tutta la spazzatura che viene buttata, tutta quella robaccia che andrebbe conferita il giovedì a Buonopane, e invece questo non le vedono, le cose che fanno scalpore, le cose che danno immagine, le cose che ritengo che questa è un'opera assolutamente straordinaria che sta facendo l'amministrazione comunale e va dato merito a chi l'ha concepita. Poi, caro Vincenzo, mi domando come mai 3 o 4 anni fa, 5 anni fa, quando è stato che incominciarono a fare la prima palificazione con i pilastri di cemento armato, nessuno si è svegliato. Adesso che l'opera sta in fase di realizzazione, incominciano a dare bacchettate sulle mani. Per cortesia, smettiamola. Noi viviamo di turismo, noi dobbiamo offrire quanto più è possibile alla gente che viene a fare turismo a Ischia, perché non ci dimentichiamo, questo è il comune, come dico spesso, più povero dell'isola di Ischia, con la spiaggia più bella. Cerchiamo di sfruttare questa risorsa che Madre Natura ci ha dato per dare benessere a tutto il paese.